Emanuele D'Avanzo e Alessandra De Angelis genitori, è nata Beatrice Emma. Emanuele D'Avanzo e Alessandra De Angelis sono diventati genitori. Conosciuti dal pubblico per la loro partecipazione all'edizione 2015 del reality Temptation Island, i due hanno annunciato la nascita della loro bambina. Il nome scelto per la loro primogenita è Beatrice Emma. Lo scorso febbraio, Emanuele D'Avanzo ha annunciato che presto sarebbe diventato padre. Lo ha fatto pubblicando la foto dell'ecografia e un lungo post nel quale descriveva le sue emozioni. Ci sono emozioni che non si possono spiegare. Quando ho visto quel cuoricino pulsare ho capito cosa vuol dire essere padre. Precisamente da quel momento mi è cambiata la vita. Non vedo l'ora di poterlo, a abbracciare e coccolare e proteggerlo, a da tutto e da tutti e papà e mamma ti stanno aspettando. Ti amiamo già alla follia. Ci vediamo presto amore di papà. Avremmo preferito aspettare perché i primi mesi sono molto delicati, ma è stato inevitabile per noi dato il vostro affetto, rendervi partecipi di quest'immensa gioia. Il matrimonio di Emanuele D'Avanzo e Alessandra De Angelis. A giugno dello scorso anno, Emanuele D'Avanzo e Alessandra De Angelis sono diventati marito e moglie. Il matrimonio è stato celebrato nella Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio a Napoli. Alla cerimonia erano presenti diversi volti di Temptation Island 2015 tra cui Alessia Messina, Gianmarco Valenza, Amedeo Andreozzi, Isabella Falasconi, Mauro Donà, Claudia Merli e Dario Loda. La crisi a Temptation Island 2015 poi le nozze. Emanuele D'Avanzo e Alessandra De Angelis hanno partecipato al reality Temptation Island nel 2015. Le cose non andarono nel verso giusto. L'uomo, infatti, si avvicinò alla tentatrice Fabiola Ciminella ferendo i sentimenti di Alessandra. I due si lasciarono davanti al falò. Il giorno seguente, dopo una notte insonne, Emanuele chiese di rivedere Alessandra. Le chiese perdono e i due tornarono insieme.